Siamo al bocciodromo di Ponte Masino Nole per la prima parata dei campioni elite categoria A1, atleti classificati secondo la classifica della federazione e il punteggio di categoria A1. Nel tradizionale troviamo Carlo Balabene, Grattapaglia Luigi, Barbero Enrico, Bonino Mauro, Grosso Daniele, Bruzzone Emanuele, Ormellese Giacomo e Nari Simone. Per le corse Micheletti Daniele, Pegoraro Stefano, Ziraldo Marco e Ruggero Mauro. Per la categoria femminile Basei Valentina, Carlini Francesca, Venturini Caterina, Zurini Barbara, De Petris Marica, Venturini Virgilia, Mandola Paola e Rebora Giorgia. Dopo le eliminatorie di stamattina vedremo fra poco l'inizio delle finali per quanto riguarda maschile e femminile a giochi alternati, il primo e secondo posto, terzo e quarto, quinto e sesto, settimo e ottavo, sia per quanto riguarda la categoria maschile che femminile. Seguiranno poi le corse navetta maschile, semifinale e finale, e la corsa femminile di quattro ragazze. Nel campo numero uno è la finale maschile, che vede di fronte Nari della Perosina e Barbero della Ferriera. Nel campo numero due è la finale femminile, che vede di fronte Venturini Caterina contro la Carlini, in questo momento in accosto. Nel campo numero 3 si gioca nel quinto e sesto posto, Bonino in questo momento in bocciata contro Grosso. Nel campo numero 4 vediamo impegnata Venturino Virginia in questo momento in accosto contro la Zunino per il settimo e l'ottavo posto. Nel campo 5 vediamo in questo momento l'accosto di Carlo Ballabene, che si gioca per il terzo e quarto posto contro Bruzzone Emanuele. Nel campo numero 6 De Petris in questo momento in accosto contro di lei Rebora, che si giocano il quinto e sesto posto. Nel campo numero 7 vediamo Ormellese in questo momento in accosto, che contro Gigi Grattapaglia si gioca il settimo e l'ottavo posto. Mandola in questo momento in accosto, avversaria Basei, che si giocano il terzo e quarto posto in classifica. Nell'individuale maschile in questo momento Barbero, che va in accosto, in vantaggio per 1-0 su Simone Nari. Accosto leggermente lungo, Nari in accosto, Barbero che va in bocciata sull'accosto di Simone Nari e la colpisce. Ricordiamo brevemente che la parata dell'elite saranno 8, distribuite 4 in Piemonte, in Liguria, 2 nel Veneto ed una in Calabria. Le partite tradizionali avranno una durata di 12 giocate, con un massimo di 2 pallini annullo e ogni annullo vale una giocata. E Simone Nari che va ancora in accosto e fa ancora suo il punto. Barbero decide di andare in accosto, di non seguire più la bocciata precedente. Accosto che riesce imballando la boccia di Nari. Simone Nari anche lui in accosto sulla boccia imballata, gli rimane alta. Simone Nari ancora in accosto.
la boccia gli cade nuovamente bassa. Enrico Barbero in accosto con la sua ultima boccia. Caterina Venturini che va in accosto nella finale per il primo posto contro, direi, la Carlini. La Venturini è in vantaggio per 2-1. La Carlini che va in accosto. Carlini che quest'anno è in forza alla Borgonese. Ottimo accosto. Caterina Venturini imbocciata. La fallisce ancora Caterina Venturini imbocciata, la colpisce. Carlini ancora in accosto. E fa ancora su il punto. Caterina Venturini in accosto. Sua ultima boccia. Rimane corta, punto in terra per la Carlini. La Carlini che va in accosto. Rimane corta. La Carlini che va in accosto. La sua ultima boccia. Rimane corta. Un punto, due pari dopo tre giocate. Nel campo numero 3, nel grosso che va in accosto, e la quarta mano in corso, Mauro Bonino va imbocciata non semplice. Bonino che va in accosto. Ottimo l'accosto e si porta sul 4-0 contro Grosso per il quinto sesto posto. Il quarto gioco è la Giunini che va in accosto, sta giocando la quarta mano. Venturina Virginia che va in accosto, accosto che rimane nettamente corto. Emanuele Bruzzone in accosto contro di lui Carlo Ballabene, che si giocano il terzo e quarto posto. Risultato dopo la quarta mano 6-3 a favore di Carlo Ballabene. Carlo Ballabene che va imbocciata e la colpisce. De Petris nel campo numero 6 che va in accosta, avversaria Rebora che si gioca per il quinto e sesto posto, fa suo il punto. Rebora che va imbocciata, i suoi classici tre passi, colpisce. Gigi Grattapaglia in accosto. Quinta mano sul risultato di tre pari contro Ormellese, va imbocciata Giacomo Ormellese, la colpisce. Basei in accosto nell'ultimo campo, nell'ottavo campo, sul punteggio di cinque pari, quinta mano in corsa, avversaria di Basei, la Mandola. La Mandola che va in accosto. Riesce a fare su il punto. Ricordiamo intanto che il direttore di gara è Marchisio Claudio, coadiuvato da Barbera, Plemone e Scargetta. Nell'individuale maschile
Barbero contro Nari, e Nari che va in bocciata, lo colpisce. Barbero Enrico che va in accosta. Ottimo l'accosta. Simone Nari che va in bocciata, la colpisce. Due punti e si porta sul 4-2. La Carlini che va in accosta nell'individuale femminile, ottimo l'accosta. Caterina Venturini che va in bocciata, fallisce. Caterina Venturini che va ancora in accosta. E arriva larga. Caterina va sul pallino salvezza, colpisce il pallino salvezza. Bonino in accosto, in vantaggio su 5-2 in corsa alla sesta mano contro Grosso per il quinto-sesto posto. Grosso che va in bocciata e la colpisce. Zurini in accosto, sta giocando per il settimo e ottavo posto contro Virginia Venturini, risultato di 5 pari. Virginia Venturini che va in accosto, Carlo Balabene in accosto, gioca il terzo e quarto posto contro Emanuele Bruzzone, in vantaggio per 9-5, costo che gli rimane corto, un punto solo, 10-5. È in accosto la De Petris, risultato è di 7-6 per Rebora alla settima mano in corso. Va in bocciata Rebora, la vola. Ormellese in bocciata, fallisce la bocciata, sta giocando contro Gigi Grattapaglia per il settimo e ottavo posto. Ormellese decide per l'accosto. Accosto che gli va lungo, ancora Ormellese che va in accosto. Anche questa gli scappa lunga. Gigi Grattapaglia che va in accosto. E sono due punti per il terzo e quarto posto femminile. La Mandola in bocciata colpisce e in vantaggio per 11-8. La Mandola che va in accosto. Boccia leggermente larga. Barbero che va in bocciata, non a mano in corso, risultato 5-3 per Nari. Barbero che va ancora in bocciata, lo colpisce.
Nari che va in accosto. Tanto nell'individuale femminile sul risultato di 6-3 per Caterina Venturini e la Carlini che va imbocciata, colpisce leggermente, sposta la boccia. Nella finale maschile Barbero che va in accosto. Ottimo accosto di Enrico. Mentre nel femminile è la Carlini che va in accosto dopo la bocciata, qui è spostata la boccia di Caterina Venturini. Caterina Venturini che va in accosto. Ancora Caterina Venturini dopo l'accosto laterale. Imballa sulla boccia della Carlini, ancora Caterina Venturini in accosto. Mentre nel maschile Nari che va imbocciata e la fallisce, risultato di 5 pari, Carlini in accosto. Costo che gli rimane corto, ancora un accosto di Carlini, rimane anche lei corta, imballata. E Simone Nari nell'individuale maschile che va sul pallino salvezza, lo fallisce. Nel campo numero 3 è Grosso che va in accosto sul risultato di 5 pari contro Bonino per il quinto e sesto posto. Boccia che gli rimane corta, ancora Grosso che va in accosto. Bonino che va imbocciata, vola. Intanto nel campo numero 8 è finita tra la Basei e Mandola con la vittoria della Mandola. E nel campo numero 7 l'individuale tra Gigi Grattapaglia e Ormellese, vittoria di Gigi Grattapaglia per il settimo e l'ottavo posto, quindi Mandola si aggiudica la terza posizione. Per il terzo e quarto posto si aggiudica l'incontro Carlo Ballabene su Bruzzone per 11-7. Grosso in accosto con Bonino, boccia che rimane corta. Grosso con la sua ultima boccia in accosto. Boccia che imballa, non fa su il punto, quindi si aggiudica il quinto posto Mauro Bonino per 7-5 su Grosso. Si aggiudica l'incontro per il quinto e sesto posto De Petris su Rebora per 13-7. Virginia Venturini che va in accosto. Fa su il punto. Risultato di 8-10. Carlini che va in accosto nella finale femminile. Barbara Zurini che va ancora in accosto. Boccia che gli scappa fuori dalle righe. Ancora la Carlini che va in accosto.
Zurini ancora fuori dalle righe. Caterina Venturini che va imbocciata sulle due bocce della Carlini. Corta e la sbaglia. Barbara Zurini che va in accosto. Imbocciata Caterina Venturini, colpisce e rimane sola la sua boccia, vanno via tutte quelle della Carlini, mentre nel campo Virginia Venturini, gli scappa lunga, la Carlini per il primo posto individuale la prende ottimamente imballando la boccia dell'avversario. Simone Nari che va imbocciata e la colpisce. Zurini si aggiudica l'incontro per il quinto e sesto posto per 10-9 sulla Venturini Virginia. Caterina Venturini che va in accosto. Sul 7 pari, la Carlini che va in accosto, costo leggermente lungo ma fa solo il punto. Simone Nari nell'individuale maschile, ottimo accosto. Caterina riesce a far suo il punto sfacciando la sua boccia corta. Barbero nell'individuale maschile va imbocciata, colpisce la Carlini che va imbocciata, vola Barbero che va in accosto dopo la bocciata in cui la boccia di Nari non è uscita fuori dal campo. Ottimo l'accosto di Enrico ed è la Carlini che va in accosto, boccia che rimane leggermente corta, Simone Nari imbocciata, fallisce la bocciata, imbocciata Enrico Barbero. Fallisce la bocciata anche lui. Caterina Venturini, bocciata partita. Bocciata buona, si aggiudica l'incontro per 8-7. Caterina Venturini sulla Carlini. Barbero con la sua ultima boccia tenta l'accosto. E porta due bocce in gioco, una boccia in mano ancora per Simone Nari. Simone Nari con la sua ultima boccia tenta di colpire tutte e due le bocce per far sua partita, colpisce solo una, si aggiudica quindi il primo master maschile Enrico Barbero della Ferriera su Simone Nari della Perosina per 8-7. Il primo master maschile delle corse, finale per il terzo posto tra
Ziraldo e Pegoraro. Vediamo Pegoraro che fallisce adesso la sua prima bocciata. Fallisce anche la seconda. Pegoraro. Cinque su cinque. Ancora Pegoraro e colpisce. Fallisce ancora Ziraldo mentre colpisce Pegoraro. Ziraldo colpisce. Punteggio di 6 a 8 a favore di Pegoraro. Colpisce Ziraldo. Colpito anche Pegoraro. Colpisce Pegoraro e si porta sul 10 a 8. Colpisce ancora Pegoraro. Ancora Pegoraro. Ed ecco Ziraldo. Colpisce Ziraldo e si porta sull'11 a 13. Colpisce Ziraldo. 12 a 14, colpisce Ziraldo, colpisce anche Pegoraro, colpisce Pegoraro, Pegoraro colpisce, si porta sul 17 a 15, in vantaggio di una mezza corsia Ziraldo, che adesso fallisce la sua bocciata, rimane fermo sul 15 a 18. 2 minuti di gioco, risultato 17 a 20 per Pegoraro. Sbaglia ancora Ziraldo mentre colpisce Pegoraro. Colpisce Pegoraro e si porta sul 22 a 18. Colpisce nella corsa adesso Pegoraro, recupera nella corsa. Ziraldo colpisce, colpisce ancora Ziraldo, ancora Ziraldo che colpisce, si porta 22 a 25, colpisce Pegoraro, fallisce adesso Pegoraro. Colpisce Pegoraro, 28 a 25, 2 minuti al termine. Ziraldo colpisce, sembra di nuovo ritornato leggermente in vantaggio sulla corsa. 31 a 28, 32 a 29. Colpisce Pegoraro, 1 minuto e 20 al termine della prova. Colpisce Pegoraro. Pegoraro fallisce adesso la sua bocciata, sono 34. Colpisce Ziraldo e si porta sul 35 per Pegoraro, 34. Fallisce adesso ancora Pegoraro. E quindi adesso col vantaggio della corsa sono 35 pari, 36 adesso per Pegoraro. Colpisce Pegoraro, 37-36, ma in vantaggio di una mezza corsia Ziraldo. Quando mancano 40 secondi al termine, colpisce ancora Ziraldo. Colpisce Pegoraro, colpisce Ziraldo. 25 secondi al termine, colpisce Ziraldo che ha aumentato la sua corsa, potrebbe finire con una boccia di vantaggio. Colpisce Pegoraro e sono 42 pari, 43 pari perché è una bocciata di vantaggio per Ziraldo che finisce 44 a 44.
il primo master femminile corse nella navetta, quattro ragazze che si contendono il titolo col miglior punteggio, sono adesso in campo le prime due, Caterina Venturini e Valentina Basei. Entrambe hanno colpito e fallito una boccia, colpisce la Basei, colpisce la Basei e anche la Venturini, sbaglia ancora Caterina, resta sul 4-6 dopo un minuto di corsa. Fallisce ancora Caterina. Fallisce dall'altra parte anche la Basei e adesso sono 7 pari su 10 bocce colpite. Fallisce ancora la Basei. Caterina Venturini colpisce e si porta sul 9-7. Fallisce ancora Caterina Basei, la colpisce e si porta sul 9 pari. Falliscono entrambe, sono sul 9 pari dopo 2 minuti di gioco. Fallisce Caterina Venturini, colpisce adesso Caterina Venturini e sono sul 11-10 per la Basei. Fallisce adesso la Basei, colpisce le Caterine, sono 11 pari. Colpisce la Basei, colpisce la Venturini, leggermente appesantiti nella corsa, colpiscono entrambi, 2 minuti e 30 di gioco, 13 pari, 14 pari, la Basei e colpisce, fallisce invece Caterina Venturini. Fallisce adesso la Basei, fallisce anche la Venturini, 15-14 per la Basei, 16-15, fallisce la Basei, fallisce anche Caterina, ancora la Basei e colpisce, Caterina è corto di fiato, fallisce. Infatti si ferma quasi nel raccogliere la boccia, non è sicuramente una delle sue specialità. Ricordiamo che ha vinto l'individuale femminile. Fallisce ancora Caterina, fallisce anche la Basei. 1 minuto e 15 al termine dell'incontro, il risultato è di 16-19. Caterina rallenta la sua corsa, fallisce adesso la Basei, 19-16, 52 secondi al termine, colpisce Valentina ma va ormai al passo, fallisce anche la Basei e Caterina che va e prende per parte e colpisce, 19-21, ancora 24 secondi al termine, colpisce Venturini perché sicuramente partendo quasi da ferma alla bocciata più sicura, risultato di 20-23 per la Basei, 24
a 20, termina l'incontro, se lo aggiudica per modo di dire, perché è solo valido come punteggio. Caterina Venturini 20, Basei 24. Parte la seconda serie della navetta femminile, vede in campo Virginia Venturini e Reboran. Giorgia che ha già pallito due bocciate, Virginia colpisce, si porta sul 4-3. Virginia, adesso Rebora, Giorgia Rebora, e colpisce, fallisce adesso Rebora. Virginia Venturino colpisce, 7-6 a suo favore dopo un minuto di corse. Colpisce ancora Virginia, ancora Virginia colpisce, si porta sul 9-7, 9-8, fallisce adesso Virginia Rebora, colpisce Rebora, 10-9 in vantaggio, fallisce adesso Rebora che è in vantaggio quasi di una corsia, fallisce ancora un'altra bocciata, ecco Virginia Venturino fallisce anche lei, ancora Virginia fallisce ancora la bocciata, ancora Virginia Venturino la colpisce, ci porta 12-10, 12-11 quando sono passati due minuti di gioco. Fallisce Rebora, Giorgia, fallisce anche la Venturini, fallito Giorgia Rebora, colpisce Rebora e si porta sul 12-13, colpisce ancora Giorgia, colpisce la Venturini, colpisce la Venturini, si porta sul 15-13, colpisce ancora Virginia, colpisce anche Rebora, colpisce Rebora in vantaggio di una corsa per Giorgia Rebora, colpisce adesso la Venturini, 18-17, il suo vantaggio, colpisce la Venturini, fallisce adesso la Venturini, colpisce la Venturini, colpisce anche Giorgia Rebora. E adesso sono sul 20 pari, in vantaggio di una boccia. Rebora, 22-22, 1 minuto e 20 al termine, 23-23, fallisce adesso Rebora. E fallisce anche
Virginia Venturino colpisce Rebora, colpisce anche la Venturini, 24 a 23 per Venturini, colpisce la Venturini, colpisce Venturini, 46 secondi il termine dell'incontro, 26 pari, colpisce adesso Virginia Venturini, colpisce ancora Venturini, fallisce adesso la Venturini, sono colpiscono entrambi, sono 29 pari, fallisce adesso Giorgia Rebora mentre colpisce la Venturini, 10 secondi il termine, due bocciate, la fallisce adesso, sono 30 pari, ultima boccia, la colpisce, la fallisce e dovrebbe aggiudicarsi l'incontro Giorgia Rebora. Vedremo adesso cosa decideranno, o se è un pareggio o se è una vittoria per un punto per Giorgia Rebora. È partita la finale del master maschile della navetta che vede Ruggero del Gaglianico contro Micheletti della Perosina, infallibili al momento Ruggero, colpisce ancora Ruggero, sono sul 5 pari, fallisce la sua prima bocciata Ruggero, andiamo su Micheletti, colpisce Micheletti, ancora Micheletti, ancora colpisce Micheletti e adesso la volta di Ruggero che colpisce in vantaggio di una mezza corsia già dopo un minuto di gioco, 10 a 11 per Micheletti, al momento non ha sbagliato, una bocciata fallita per Ruggero, seconda bocciata fallita per Ruggero, sono 12 a 14 ma in vantaggio già quasi di una bocciata, fallisce adesso la sua terza bocciata Ruggero, colpisce Micheletti, colpisce Micheletti, 17-14, fallisce ancora Mauro Ruggero, colpisce adesso Ruggero, colpisce anche Micheletti che si porta sul 19-15, è la volta di Ruggero, colpisce 17-20, è in vantaggio di una corsia Ruggero, sono passati 2 minuti e 10, risultato di 22-19 per Micheletti, al momento infallibile, 4 bocciate fallite per Ruggero che è in vantaggio di una corsia ormai, ma non fallisce Micheletti, 25-22, colpisce sempre Mauro, colpisce anche Daniele Micheletti, colpisce Micheletti, colpisce adesso Ruggero, colpisce ancora Ruggero e sono 25-28, 2 minuti ancora di gioco, fallisce la sua prima bocciata Micheletti, 28-26, fallisce anche Mauro, Micheletti ritorna a colpire, 30-27 lo score, 1 minuto e 40 al termine dell'incontro, una bocciata il vantaggio in corsia di Ruggero,
ancora Ruggero che colpisce e si porta sul 30-33. 34-31 per Micheletti. Colpiscono entrambi. Mauro colpisce, colpisce anche Daniele Micheletti. Ottima la prova Micheletti, 37-34, colpisce Ruggero, il suo vantaggio supera già la corsia, fallisce ancora adesso Ruggero, colpisce Micheletti e sono 40-36 per Micheletti. Mancano 30 secondi al termine dell'incontro, sono 42-38, colpisce Ruggero, colpisce anche Micheletti, colpisce Ruggero, colpisce Micheletti, si porta sul 44-40, fallisce ancora Mauro. Sono 45-40 per Mauro, ultima bocciata e sono 41-45 per Micheletti che si aggiudica il primo master maschile settore corse. Dopo il pareggio 30 pari nella prova di navetta si ripete la prova tra Giorgia Rebora e Virginia Venturini. Virginia Venturino che ha colpito adesso la sua seconda bocciata, non riesce a entrare in partita colpisce Venturini, colpisce ancora Venturini, 5-2 il suo vantaggio, fallisce adesso la Venturini, ricordo che la prova si avvale di un solo minuto, 5-4 la ultima bocciata, fallisce, si aggiudica di fatto la prova Virginia Venturini per 6-4 dopo un minuto di gioco. La premiazione comincia con il senior maschile under con Ormellese, ottavo classificato al master maschile. Grattapaglia Luigi, settimo classificato. Grosso Daniele, al quinto posto Bonino Mauro. Quarto posto per Emanuele Bruzzone, terzo classificato Carlo Ballabene, al secondo posto Simone Nari della Perosina, al primo posto Enrico Barbero della Ferriera. Premiazione del master femminile, ottavo posto per Virginia Venturino, al settimo posto Zurini Barbara, al sesto posto Rebora Giorgia, quinto posto Marica De Petris, quarto posto Basei Valentina,
Terza classificata Paola Mandola. Al secondo posto Francesca Carlini. Al primo posto Caterina Venturini. Progressivo femminile, quarta classificata Caterina Venturino, terza classificata Basei, al terzo posto Rebora Giorgia dopo lo spareggio, al primo posto classificata nella navetta femminile Virginia Venturini. Staffetta maschile Pegoraro Stefano, quarto classificato. Terzo classificato nella navetta maschile Marco Ziraldo. Al secondo posto classificato Mauro Roggero. Al primo posto Micheletti Daniele.